a guardare per più di 20 minuti. Esatto. Quindi ad un certo punto potrebbe esplodere come il Krakatoa. Quindi se dovesse iniziare a urlare come se fosse un piccolo nightmare, tu non ti preoccupare, io a quel punto faccio finta di niente, sentire in sottofondo tipo delle cose tipo da film dell'orrore, ma non vi preoccupate. Va benissimo, Cesare, ci hai raccontato tutto rientro, in diretta, un rientro col botto. Da microfono d'oro. Grazie voi, Cesare, veramente. Grazie di averci donato questa perla di radio. E quindi buonasera Cesare D'Agostino. Dai, io rimango qua comunque, eh? Sono qui. Che Dio ci aiuti. Buonasera, certo. A te e anche ad Aida, Aida, la bambina di Cesare, che ormai è cresciuta, quanti anni ha? 12, 13? Beh, oddio, se ne avesse già 12-13, dopo 3 mesi di quarantena vorrebbe dire che, insomma, tipo questo Covid avrebbe delle proprietà benefiche, ma non è vero, perché farebbe crescere di 3 mesi i bimbi. Invece no, ne ha solo 17. 17 mesi, che bello, come il formaggio. Perché c'è questa usanza tra i padri di dire, anziché un anno e mezzo, 18 mesi? Fa figo, secondo me. No. Io però vi sento malissimo, ragazzi. Perché non volevi rispondere alla domanda scomoda, è chiaro. È così, forse. No, è l'acufene da vecchiaia. È l'acufene quando si diventa padre, inizia ad arrivare un sibilo dentro le orecchie, non capisci niente, non dormi la notte. Infatti sentite che la bimba in sottofondo sta iniziando a lamentarsi perché sta finendo Dora, che è il suo cartone animato preferito. Che non è Dora d'Accelantura, ma l'esploratrice. Dora l'esploratrice. Cioè. Ma a parte gli scherzi, insomma, Cesare, come hai vissuto questa quarantena con la tua bimba, con la tua compagna, con il cane, non so, il gatto, credo che. Come si chiama? Siamo numerosi. Siamo numerosi, sono 3 i gatti, siamo noi due, padre e madre, quindi genitore 1 e genitore 2, come la società contemporanea ci dice, no? Poi fate un po' voi se essere l'uno o il 2. Poi la bimba e abbiamo 3 gatti, insomma è stata una bella, insomma, è stata una quarantena purtroppo forzata, però allo stesso tempo abbiamo avuto modo di passare del tempo insieme, cosa rara e unica che forse era... credo l'unico valore che ognuno di noi doveva coltivare, quello di poter passare del tempo in famiglia, senza una lira, ma in famiglia. Quindi, perché diciamo... chiaramente saremo tutti in cassa integrazione, tutti licenziati, tutti sospesi, gente che non rientrerà, però. Ma è arrivata la cassa integrazione, è arrivata a chi ne aveva diritto? I 600 euro automatici. No, a noi non è arrivato proprio niente. Considerate che Romina, che lavora nel settore del wellness, del benessere in un centro sportivo, quindi aveva teoricamente, avrebbe diritto ad un bonus di 600 euro presso Sport e Salute di marzo, non l'ha mai visto. Dicono che li arriveranno tutti insieme, poi per carità uno si accanisce, si può anche arrabbiare, però sai cosa, diventi sempre un po' più apolide rispetto a prima, un po' più senza padre, ci credi meno. Questa è forse la cosa più brutta del sistema moderno politico, perché poi, insomma, la cosa più brutta io credo è non credere nel nostro sistema politico. Hai ragione, dovrebbe comportarsi come un padre che gestisce la famiglia, ma poi ti senti abbandonato, giustamente. Io, in quanto percepisco il reddito minimo da Città Celeste che salutiamo, non ho avuto diritto. Non so voi se in qualche modo avete, voi dello studio, preso qualche soldo, avete vinto alla lotteria, la schedina, manco le schedine si potevano giocare in questo periodo. Forse il campionato delle Isole Faroe. Iniziata la Bundesliga. No, eri proprio... Sì. È riconfinato, perché vi faccio un esempio nel mio piccolo, mi ritengo un giornalista speaker radiofonico, però all'atto pratico sappiamo benissimo che questo è un paese che ti impone di non poter soltanto riuscire a coltivare e portare avanti le persone le passioni, perché nonostante tu possa diventare un professionista e ovviamente ne abbia le attitudini, quindi cerchi quella sorta di paracadute. Io avevo un paracadute, però in una situazione del genere di quarantena quel paracadute è andato a farsi friggere, perché io sono anche un barman e comunque lavoro in un piccolo ramo della ristorazione, e chiaramente sono due catene che si sono completamente bloccate, non solo, e non si sa quando è che si riprenderanno, quindi è un po' problematica la cosa, non lo so, c'è poco garantismo, sulla stessa tanta barca. Propaganda, poco garantismo ad oggi. Parliamo di qualcosa di più allegro. Ecco. Qual è stata la cosa più bella della quarantena, ma al di là proprio bella, la cosa più divertente, che probabilmente quando si tornerà alla normalità ti mancherà effettivamente? Beh, il quotidiano, cioè il riuscire a passare quotidiano. Del tempo dalla mattina alla sera con la mia compagna e Aida, devo dire la verità, perché... quando normalmente lavoriamo, riprenderemo se Dio vuole, se Dio lo vorrà, ecco, la cosa che più difficile era quella di riuscire a condividere quei piccoli spaccati di giornata che
adesso magari si susseguono come se fossero dei normali momenti di vita, ma prima diventavano cosa merce rara. E quindi questa è la cosa che mi mancherà un po' di più. La cosa che mi è divertita di più è che, non so se sapete, è nato questa piccola simpatica pagina che si chiama Padri da Poco, che è nata proprio in questo periodo di quarantena, e di conseguenza è stato un risvolto positivo, perché ad un certo punto io mi stavo sbattendo la testa al muro insieme al mio socio cofondatore Severino, e dovevamo riuscire a tirar fuori qualcosa di divertente. E cosa c'è più di divertente se non morire appresso all'agonia che i figli ti portano ad avere, cioè le energie che si sprecano e i chili che ti butti dietro e non riprenderai, no, che veramente sono ingassato 12 chili, però vabbè, che c'entra, facciamo finta che sono dimagrito a causa della vita, va. Sappiamo tra l'altro che Severino è diventato papà proprio durante, da poco. Durante la pandemia. La pandemia, sì. Infatti non vediamo l'ora di averlo, insomma, per poter sentire il suo punto di vista. Severino ha passato cioè è stato imbuto, perché già di per sé tutto quello che concerne la fase preparatoria della maternità, paternità, e quella che è comunque la programmazione, tutto quanto, è già una cosa complicata, l'ansia, il nervosismo, viversela per come se l'è vissuta lui, che poi vi racconterà ovviamente con la sua flemma british, cioè è una cosa che francamente io credo che nessun altro nella nostra generazione proverà mai più. Sono stati veramente pochi quelli che possono dire: ragazzi, sono diventato padre nel periodo del Covid-19, con tutte quelle che erano le norme del DPCM di tutela, prevenzione, eccetera, eccetera. Sono curioso di sapere anche come si sono comportati gli ospedali per far fronte a cose del genere. È chiaro che non credo le stesse strutture ospitavano sia i malati di coronavirus che donne incinta, penso, le strutture. Comunque questo poi lo valuteremo. Pensate che bello poter crescere e dire: io sono nato quando il mondo stava per finire, quando sembrava che la gente dovesse perdere ogni speranza. Vedi questo? Vedi questo? Questa è una bella, potrebbe essere una bella, un bel risvolto della medaglia, per carità, sì. È vero. Non so adesso il tasso di natalità in questo periodo se è stato più alto o meno basso, non lo so, però sicuramente quei genitori che sono diventati genitori in questo periodo avranno avuto modo di tirar fuori da questo momentaccio, cioè è come se tu in un momento di sconforto totale fossi riuscito a venirne fuori alla grande e a rigenerarti come una piccola fenice che dentro casa tua poi ti porta soltanto luce. Che diciamo, poi comunque, ripeto, dovrai nutrire tutto quanto, però è un momento credo meraviglioso. È un po' come se il campionato non fosse finito e la Lazio avesse vinto lo scudetto. No, possiamo anche portare però io che ho la mia compagna che è nata in Curva Nord, ecco. C'è qualcuno di voi che lo saprà benissimo, e io invece non tifo Roma, però tifo un'altra squadra che viene dal nord, che purtroppo ne ha viste di tutti i colori ultimamente, non ultima la vicenda di Ibrahimovic, che se c'era un motivo perché io volevo che continuasse questo campionato, adesso per me poteva pure chiudere, capisci? Ma va bene, la mia compagna, le ho fatto questa domanda che rigiro pure a voi: preferireste un campionato che ricomincia domani ma a porte chiuse, o un campionato che ricominciasse a gennaio ma a porte aperte, quindi attendere fino a gennaio che comunque si esaurisse tutta questa fase 2, insomma? Ma per finire la stagione o iniziare quella dopo? Questo anche è importante. No, per finire la stagione, perché c'era a un certo punto diventata l'idea di concluderla a gennaio in modo tale che potessero tornare i tifosi allo stadio. Ma però riprenderei subito. Con le partite in chiaro in TV riprenderei subito. Quello... Spada fora, Muro. Come lo festeggeresti? L'eventuale scudetto, come lo festeggeresti però? Beh, lavorerei per il sito. Sì, esatto, probabilmente saremmo alla luce. Però, insomma, diciamo che poi lo festeggerei comunque, insomma. Un scudetto destinato a rimanere alla storia, dai, perché... Assolutamente. Tutti gli scudetti da Lazio sono destinati a rimanere. Certo, tipo Guido Meda, tutti in piedi sul divano, finisce così, prendono tutti a spaccare il divano poi, perché chiaramente... Non sarebbe male, sarebbe un bel trionfo. Che poi, tra l'altro, questo scudetto... potenzialmente potrebbe vincerlo anche il Milan ancora. Perché? Per la matematica? Basta? No, perché se si dovessero giocare i playoff, perché una cosa che non abbiamo detto, prima abbiamo parlato con un altro ospite dei playoff, è che il campionato riprende adesso normalmente, ok? Mettiamo che si giochino 4-5 partite, la classifica può cambiare, ok? Certo. Paradossalmente certo. Il Milan potrebbe trovarsi in un'altra posizione, magari potrebbe trovarsi sesto se si dovessero fare i playoff a 6 o comunque sempre nelle prime 8. Dice, qualcosa potrebbe, si potrebbe muovere. Esatto. Potenzialmente il Milan potrebbe giocarsi lo scudetto, è vero, senza Ibra. Sì, ma sai benissimo,
Marco, perdonami se ti interrompo, sai benissimo che inanellare tutta questa serie di fattori in una società come il Milan, che ha una rosa come quella che tutti noi conosciamo, privata per di più del nostro unico campione che ci aveva gli anni che ci aveva, ma era l'unico che poteva comunque riuscire a dare una luce che fosse veramente forte e carica di risultati, privata pure di quella, sapete benissimo che è inutile che si fanno questi non ci credo nemmeno, cioè io spero che il campionato finisca il prima possibile, poi non so, ci sarà un avvicendamento di panchine, tecnici, non lo so, però allo stesso tempo ragazzi la situazione del Milan è come se fosse un terreno sempre pronto per essere coltivato dalle giuste persone ma che mai viene poi valorizzato, un po' per un motivo, un po' per un altro. Il terreno sta là, c'è tanta gente che ci specula sopra ma nessuno forse vuole investire veramente. Un po' come la questione stadi in Italia, no? Riguarda un po' questa cosa. Il commisso infatti si è attuonato e ha detto non succederà mai, però... ha minacciato di lasciare la Fiorentina perché la burocrazia è... ma che è, la burocrazia non solo del governo ma proprio del comune di Firenze, ha minacciato infatti di costruire lo stadio fuori dal comune di Firenze, e ovviamente tutti i tifosi sono dalla sua parte. Oddio, ecco, si è glissato tutto di nuovo. E allora, però io sai cosa, scusami se ti interrompo un secondo, fare un ragionamento focalizzando l'attenzione sul Milan. Poche società come il Milan, che hanno vinto quanto ha vinto il Milan, hanno avuto un cambio repentino di gestione, presidenza e giocatori nello stesso tempo, se ci vai a pensare. E poche, o forse nessuna, è mai riuscita a ritrovare il bando della matassa. Però cosa voglio dire? Provato. Voglio dire che... ci hanno provato anche con investimenti ingenti, hanno fatto degli investimenti sbagliati, non è che erano comunque società che non erano in grado di poter far bene, hanno sbagliato, hanno toppato tutto. Hanno speso per Piontek, non ha funzionato, Paquetà non ha funzionato. Ma per Bonucci, l'anno prima. 2017, è stato veramente un buco nell'acqua. Così. Adesso si appresta a ripartire di nuovo con tutta la questione Ragnik e quant'altro. A te piacerebbe Ragnik, visto da tifoso, insomma, lo conosci? Ma onestamente lo conosco poco, lo conosco poco, però ripeto, io per quella che è la mia esperienza personale fatico a giudicare un tecnico, un selezionatore, un allenatore che non ha mai avuto esperienza in Italia. L'Italia è un altro palcoscenico, un'altra cosa, poi per carità sarà bravissimo, ma c'è una pressione qui che poi soprattutto a Roma si conosce, non credo che sia da meno a Milano, ma credo che l'Italia proprio... sia un vero banco di prova per chi decide di cimentarsi in un'esperienza così importante. Sappiamo benissimo quanti si sono bruciati e quanti non sono più riusciti a, dopo un'esperienza in Italia negativa, ad avere successo fuori in Europa. Quindi non lo so, non so nemmeno se sia la mossa giusta. Io sarei rimasto a Gattuso, pensate un po', però secondo me forse il pesce puzza alla testa, ecco, il problema è quello. Io ho una bruttissima notizia, la bimba ha iniziato a parlare la lingua dei demoni del Signore degli Anelli, quindi tra un po' vi dovrò lasciare. Cesare, tanto ti salutiamo noi in questo momento perché siamo veramente con i tempi strettissimi, anzi grazie di essere stato con noi nonostante... No, grazie a voi, grazie a voi. Speriamo di vederci più a stretto contatto la prossima volta, quindi magari... E poi ci dovrete raccontare per bene questo progetto di Padri da Fuoco che ci interessa molto, tra l'altro se vuoi ricordare la pagina, appunto, Facebook... Sì, la pagina si chiama, come tu hai detto benissimo Marco Fabio, si chiama Padri da Poco, ci sono le immagini di due stupidi stronzi che siamo io e Severino, non so se stronzi si può dire, però ormai l'ho detto due volte, quindi mi dispiace, che saremmo noi, siamo i due papi papà da poco, e niente, raccontiamo quelle che sono le nostre vicissitudini quotidiane, tentando di edulcorarle e di renderle simpatiche. In chiave molto ironica. Oppure questi momenti di tragedia che sentite, non so se sentite il pianto disperato di questa bambina che soffre di crisi d'abbandono pur avendomi a un metro di distanza secondo il decreto di PCM. Abbiamo tutti e due indosso la mascherina a casa.